Avvocato Navarra, questo è un altro dei momenti, certo, le emozioni sono sempre uguali, sono sempre tante. Ognuno di noi ha vissuto quei momenti direttamente. Io ho avuto la fortuna di conoscere sia Falcone, sia il Borsellino, quando il studiavo, e di conoscerne anche l'umanità, non solo l'aspetto tecnico che per l'Italia, ricordo sempre anche la capacità investigativa di Falcone, è stato dirimente nel cambio di passo di questa capacità investigativa e di questa capacità di lavoro, anche per l'ambiente magistratuale, anche come sfida anche alla classe avvocatizia, se così possiamo dire, nella difesa all'epoca coraggiosa, per esempio, della struttura dei pentiti, o comunque ricordo la vicenda di Tommaso Buscetta. In verità, noi come premio nazionale Borsellino, che cosa stiamo facendo con questa strutturalità di questo monumento, peraltro che nasce, guarda caso, nel cuore del Parco Nazionale Gran Sasso Monte Alaga a Castelli, in quella scuola d'arte ceramica che esprime in tutta la sua bellezza, in tutta la sua capacità, una tradizione ormai plurisecolare di convivenza dell'uomo, della natura, dell'ambiente, delle tradizioni e della cultura in termini di eccellenza, stiamo portando in Italia al massimo grado di livello istituzionale. La presenza del Vice Ministro dell'Interno Crimine è un esempio oggi qui a Pescara, un simbolo che, oltre ad essere bello, esprime in quel sorriso, in quell'incontro delle due persone, dei due amici, dei due colleghi, in realtà una passione per il lavoro, una capacità per l'appunto investigativa estremamente rara. Noi parliamo alle scuole, parliamo ormai da 25 anni, siamo una realtà che nasce intorno a Leo Nodari, che oggi non si è voluto far intervistare perché applica il gnosis auton qualche tempo fa, ma in realtà è l'animatore di questo premio, e sostanzialmente cerchiamo di mantenere viva questo ricordo, sempre in forma nuova. Questo del monumento, per esempio, che ha toccato ormai decine di città e decine di scuole in tutta Italia, è un elemento che non era stato mai ipotizzato, e quindi questo premio nazionale ha anche questa capacità di sapersi innovare. Domani faremo a Pescara una premiazione e poi chiuderemo, purtroppo dopo 10 anni di latitanza o di ostracismo, a seconda di come si voglia vedere, dalla nostra città di Teramo, chiuderemo il premio il 30 a Teramo. Invito i nostri concittadini a vederci, a venire a darci un contributo di presenza. Anche perché, pensavo, siamo anche un po' orgogliosi di aver portato in auge il ricordo di due eroi partendo dalla nostra città, grazie a Leo, ma grazie anche a tutto ciò che poi ha fatto seguito al suo lavoro. Ne siamo orgogliosi un po'. Io penso che ne dobbiamo essere orgogliosi. Questo premio ha nell'albo d'oro tutti gli ultimi presidenti della Repubblica, da Scalfaro a Ciampi, a Mattarella, a Napolitano, a tutti gli ultimi capi della polizia, da Manganelli a Gabrielli, almeno 8 ministri dell'interno, a decine e decine di valorosissimi magistrati che sono venuti a Teramo. Io ricordo la prima edizione, quando alzammo la testa, eravamo veramente molto giovani, intorno sempre a Leo Nodari, questo va sottolineato, e capimmo che ce l'avevamo fatta perché sentimmo volteggiare l'elicottero della scorta di Giancarlo Caselli, che veniva e portava questo procuratore nell'occhio del ciclone in quel momento, per varie attività investigative di altissimo profilo. Lo portava dove? Nella sede della nostra provincia, in via Giannina Milli, dove noi veramente quisque de popolo, persone che non avevano, se non nelle idee, non avevano nessuna dignità istituzionale, erano riusciti a portare anche questa personalità. E poi, quando leggemmo la lettera di Agnese Borsellino, che si indirizzava a noi, ai nostri teramani, concittadini che avevano ideato quel premio, ebbene, avremmo una soddisfazione. Essere qui dopo 25 anni ci conferma la bontà di questa idea. Ecco, ai teramani siamo orgogliosi di questo.
questo il premio, non ce lo facciamo sfuggire, perché lo dico col massimo rispetto, forse dà un significato aggiunto alla nostra città. Quando si parla di Isola Felice, in realtà, indipendentemente dalla possibilità di ingresso di altre cose, in realtà esprimiamo una capacità noi come i letteramani di vita pulita, non solo l'aria, l'acqua, ma anche la convivenza civile a Teramo è di segno diverso per la nostra cultura, le nostre tradizioni e il rispetto che abbiamo per noi stessi. La mafia è cambiata nella sua espressione esterna, ma non è cambiata nella sua natura, che è un sodalizio criminale che soggioga un po' le culture, le realtà, si sostituisce allo Stato e crea una anticultura. Quindi è importante questo aspetto. Non dobbiamo combattere la mafia solo con le misure detentive, con le misure restrittive, con le misure di prevenzione, dobbiamo anche combatterla nelle scuole, facendo cultura, insegnando ai ragazzi fin da piccoli che cosa è la mafia e quali danni può creare al nostro paese. Le tecniche investigative inaugurate da Falcone e Borsellino hanno dato una marcia in più nella lotta alla mafia, poi sì. Però ci sono delle sentenze tipo quella sull'ergastolo ostativo che fanno un po' riflettere, perché si perde un po' di efficacia nell'azione investigativa contro la mafia. Più che l'efficacia nell'azione investigativa, si perde efficacia nell'azione di deterrente contro la mafia. È una sentenza che ci ha messo tutti un po', ci ha rattristato, specialmente per chi ha vissuto nei territori della mafia. Io vengo da Palermo, da Brancaccio, dal quartiere di Don Pino Puglisi. Vedere quelle sentenze, sapendo quanto sangue è stato versato per arrivare ad avere una forma così forte e restrittiva nei confronti dei più efferati boss mafiosi, oggi mi lascia un po' di amarezza e tristezza, ma in qualche modo supereremo anche questo e lo affronteremo con serietà.